Buongiorno, in realtà è mezzogiorno, mezzogiorno quasi, mi sa le 11:40, quindi buon pranzo praticamente. Non ci ho avuto un secondo per fermarmi e cominciare questo vlog. Quindi prendetevelo un po' così, perché sarà un vlog molto corto. E niente, già ho fatto il primo danno della giornata. Secondo giorno di scuola. Vai, tranquilla. Sei convinta di aver fatto tutto lo zaino bene di tua figlia, ti accorgi che parlando con le mamme che ti mancano 3 libri, mandi il messaggio alla maestra. La maestra ti dice: sì, portali, non c'è nessun problema. Li porto a ricreazione da chi prendi la canata. Canata sarebbe Ramanzina, ok? Da chi prendi la canata? Dal bidello, raga, cioè non ce la posso fare. Secondo giorno di scuola mi viene detto: signora, ma lo zaino si fa la sera. Cioè, io non so che mi ha trattenuto, eh? Non lo so che mi ha trattenuto, però io ho detto: guardi, io ho mandato un messaggio alla maestra, ho parlato con la maestra è d'accordo, ma se fate tutte così, io ho detto: vabbè, ok, grazie, arrivederci. Ragazzi, non è possibile questa cosa, non è possibile. Cioè, il secondo giorno e già abbiamo fatto il danno, ma soprattutto, cioè, se uno si scorda, ora capisco, hanno iniziato, avviato, quello che ti pare, posso capirlo, ma se uno si scorda il secondo giorno una cosa, abbi la clemenza di capire, l'intelligenza di capire che uno, cioè, ancora deve entrare un attimo con gli orari, con le materie, eccetera, eccetera. Cioè, come puoi fare una cosa del genere? Cioè, un'uscita del genere. Ma poi, signora, lo zaino si fa la sera. Cioè, io volevo rispondere: vienici tu a fare lo zaino la sera a casa mia, così sei più bravo, no? Vabbè, lasciamo perdere. Cioè, stamattina è iniziata così. Poi io già stamattina ero uno zombie, non riuscivo a svegliarmi, quindi già mi sono svegliata male. Vabbè, allora, che cosa ho fatto nel frattempo? Nel frattempo ho pulito casa, sono andata a portare sti benedetti libri a ricreazione e poi ho cominciato a preparare il pranzo perché vi avevo detto, no, mi sa che non ve l'avevo detto. Vabbè, ho cominciato un'alimentazione precisa. Quindi devo seguire quella e non, i miei figli non mangerebbero, cioè, quello che mangio io a volte, quindi mi tocca fare. Oggi fortunatamente sì, perché c'ho la pasta al pomodoro, però i miei figli non è che mangiano proprio tutto quello che mangio io, quindi mi devo un po' aggeggiare. E niente, quindi ho preparato il pranzo, così sono già avvantaggiata. Ho fatto ben 2 lavatrici. Ho sistemato le cose che ho comprato ieri all'acqua e sapone, perché ho comprato un, vabbè, shampoo, balsami, queste cose qua. E niente. Adesso mi sono messa un attimo sul divano e c'ho l'amico Laghi. Eccolo! E quest'altro amico che gira per casa che non c'ha pace. Spank! Spank! Niente, lui va alla ricerca del fresco perché qua si muore di caldo. Eccolo. Ecco, Spec, dove vai? Lui si mette lì dietro, davanti alla porta di casa si mette. Perché il punto. Eccolo! Ciao, amore! Addio! Eccolo là. Lo sapevo che non dovevo chiamarlo. Va bene. Aia! Mi hanno ucciso una gamba, va bene. Loro fanno tutto il giorno così. Due stanno a scuola, questi non me li prendono a scuola. Va bene, nel frattempo volevo leggermi un pochino questo, in questa mezz'ora di tempo che mi rimane. È il terzo capitolo di Kerry Maniscalco, In fuga da Udine. Ho già letto. Oddio, non mi ricordo più.
Vabbè, ho già letto i primi due. Aspettate, mo ve lo dico. Aspettate, aspettate. Allora, ho già letto i primi due che sono sulle tracce di Jack lo Squartatore, che è quello verde, e alla ricerca del principe Dracula, che è quello rosso. Adesso sto leggendo quello blu e mi manca il quarto, che è A caccia del diavolo, che è quello giallo. Io sono un amante delle copertine. Infatti, se fate caso, qui c'ho una serie di libri da leggere. Questa è tutta la serie delle sette sorelle. Qui c'ho, raga, questo modo, va a vedere. Cioè, quando l'ha visto mio marito, si è messo a ridere. Le indagini di Don Matteo, ragazzi, cioè questo vince su tutti. Poi ho, aspettate, ovviamente con una mano sola è tutto molto più semplice. Poi c'ho il quarto capitolo, questo qui, il quarto capitolo dell'Amica Geniale di Elena Ferrante, storia della bambina perduta. Questo è il quarto, io l'ho letti tutti e tre. E questo è l'ultimo, ma me lo voglio leggere con calma. E poi, perché mi piace tantissimo. E poi ho trovato questo, che a me il telefilm è piaciuto tantissimo. E questo qui è praticamente quello che voi vedete nel telefilm di Arsenio Lupin, ok? Ed è appunto Ladro Gentiluomo. E nel film è fatto proprio in questo modo, con questa copertina, con questa cosa. Quindi mi è piaciuto tantissimo, l'ho voluto prendere, ma giusto perché io sono un amante delle copertine e quindi mi piace anche tenerli in bella mostra. Poi ne ho tantissimi di libri e infatti, cioè voi vedete, c'ho anche quella libreria lì che è piena, ok, di libri, e c'è anche un'altra, che è questa qua, che anche questa è strapiena di libri. Quindi io adesso, al posto di quella scura, volevo mettere una libreria unica, un po' più grandina, che avevo a casa a Roma, che ho portato quassù, la dobbiamo montare ancora. E una volta montata quella, selezionerò dei libri, perché io ho 5-6 scatoloni pieni di libri che avevo a Roma. Selezionerò dei libri e metterò dei libri belli in vista e gli altri li metterò negli scatoloni e li porterò in garage perché non posso. Anzi, se qualcuna di voi fosse interessata o comunque sa come si possono vendere libri, dove posso vendere libri, regalarli anche perché alcuni sono vecchissimi, me lo fa sapere con un commento qui sotto, per favore, qui sotto, perché almeno, cioè, diciamo, gli do una seconda utilità, ecco. Detto ciò, io mi metto, no, detto ciò, io non me ci metto più sul divano. Meno male che ce l'ho due. Vabbè. Ora mi metto un attimo sul divano, intanto c'è il bimbi che mi sta lessando le patate perché non c'avevo più spazio e aspetto che arrivi mezzogiorno e mezzo per andare a prendere i bimbi. Rieccomi qua. Ve l'avevo detto che oggi era un po' una giornata così, no? Infatti, che cosa è successo? Abbiamo pranzato, tutto bene, tutto carino, dopodiché mi sono addormentata sul divano. Stava proprio pessima stavolta. Poi ho quest'occhio che è un po' gonfio, mi fa malissimo. Alessandro c'ha già il mal di gola al secondo giorno di scuola, benissimo. Stiamo andando avanti a Benagol. Oggi abbiamo avuto il primo scontro Con per cosa? i compiti, Se perché il signorino non voleva fare i primi compiti. non c'avevo voglia, Non c'aveva voglia. ero Ecco, stanco. era stanco purello lui, no? Ma non è che era stanco, non è che non li voleva fare per questo. Lui non li voleva fare perché la sorella è uscita, perché lei i compiti non ce l'aveva. E quindi lui che cosa ha pensato? Bene, di attivare un capriccio. Fermo. Non mi mettere pausa, perché mi devi mettere pausa quando le cose che dico sono vere? Perché non vuoi che dico la verità?
lui non voleva fare i compiti perché la sorella non aveva compiti, quindi dice perché lei non ha compiti e quindi può uscire e io invece devo stare a casa a fare i compiti. Questo è stato il problema che ha fatto scatenare un capriccio. Allora io gli ho spiegato però che funziona così, giusto? Si fanno i compiti dopo pranzo, verso le 3, dopodiché prima si finiscono i compiti e poi si gioca. E infatti ha fatto i compiti che doveva fare, anche bene poi, perché ha scritto anche molto bene. E poi sta giocando Ad Animal ad Crossing. Animal Crossing. Io invece mi sono comprata la Ring Fit Adventure. Sono comprata la Ring Fit Adventure. Allora, devo un attimino fare delle ricerche per capire se effettivamente questa Ring Fit Adventure è esattamente quello che è, nel senso, cioè, se è un gioco e basta, ci faccio giocare loro. Se invece effettivamente è un movimento fisico, come poteva essere Zumba che io avevo dai tempi dell'Xbox, cose del genere, allora ci può stare. Oltre quello che ovviamente voglio andare a fare in palestra che aprirà domani, però voglio aspettare almeno ottobre perché voglio iniziare un attimino, cioè con calma, perché qui sono troppe cose tutte insieme. Che c'è? Niente. Cioè, la scuola da adesso, ragazzi. E quindi c'è qualcuna di voi che ha la Ring Fit Adventure e che mi sa dire più o meno come è strutturata, se è una cavolata, se è solo un gioco, se è un allenamento? Mi sapete dare delucidazioni in merito? Scusate l'aspetto, ma io veramente so a pezzi oggi. Cioè, veramente a È pezzi. Non stanca. so, penso che non ho mai fatto un video in queste condizioni pessime. Poi siamo stati una mezz'oretta di fuori con i cani. E i cani sono morti, ragazzi. Cioè, mo ve li faccio vedere. Cane morto uno e cane morto due. Cioè, stanno morendo per aver fatto 10 minuti di corsetta. Però cioè, siamo stati mezz'ora di fuori, però è tutto nuvolo, c'è un po' di vento, lui già c'ha il mal di gola così, io comunque c'ho sempre un po' di pizzico e quindi non me la so sentita di rimanere di fuori. E poi voglio progettare un attimo per il prossimo anno una come dire, una copertura per la ringhiera in legno, come si chiamano, i frangivista, una cosa del genere. Comunque quei pannelli in legno con le doghe in legno che si mettono, che praticamente fermano anche il vento e che paradossalmente a me servono maggiormente perché io ho Spec soprattutto che abbaia tantissimo quando vedo i cani. Quindi visto che c'ho un vicino che già mi ha rotto le scatole appena siamo venuti a casa qua, sono 4 anni fa, visto che mi ha rotto le scatole sto vicino, allora voglio un attimino correre ai ripari. Allora, la siepe già l'abbiamo messa, però ovviamente ci vuole del tempo prima che una siepe si infoltisca e cresca alta. Nella parte della ringhiera, che è tanto e che non è con il giardino ma è terrazzato, volevo mettere questi pannelloni che messi praticamente lungo tutta la ringhiera i cani non vedono assolutamente niente e io però li volevo mettere a un'altezza di 1,80 m perché non volevo che vedessero a me i vicini, perché io sono al piano terra, quindi tutti quelli che escono dal palazzo a fianco mi vedono, e visto che voglio vivermelo questo benedetto terrazzo e non me lo sono mai vissuto, un po' perché sinceramente mi vergogno a mettermi in costume a prendere sole, anche che è il mio terrazzo, però mi vergogno perché io so a altezza proprio strada,
E in più perché c'ho sti cani benedetti, specie Spank, che mi abbaia tutto spiano, io non posso mettermi sul terrazzo con l'idea del rilassamento e poi non mi rilasso. Allora volevo mettere questi pannelli frangivista. Se qualcuno ce l'ha, mi dice se sono efficaci, se effettivamente funzionano, che tipo di manutenzione hanno, perché io ho un gazebo, è il secondo anno quest'anno e già praticamente mi si sono spaccati i pezzi di metallo. Mi sono cascate delle stecchette di ferro praticamente, e quindi quello o lo mettiamo a posto o lo dobbiamo fare nuovo o non lo faccio più per niente il gazebo. Sono stati soldi buttati perché 2 anni mi è durato. E quindi niente, avevo un po' quest'idea in mente, però ovviamente adesso non la posso fare questa cosa perché viene l'inverno e Una non ha un zanzara. senso. E volevo invece cominciare a farmi questo progetto per la prossima estate. Vediamo un po'. Se qualcuna ha qualche idea, magari se nei commenti mi dà qualche link, qualche cosa, perché come spesa è una spesona. Questo c'è da dirlo. E niente, io nel frattempo, che facciamo, Ale? Aurora è uscita. Quindi ora la chiamo, sento un attimo se dopo la devo andare a prendere. Non la vado a prendere tardissimo, la vado a prendere verso le 6, 6 e mezza al massimo. E nel frattempo volevo cominciare a pensare un po' alla cena. Anche se ho una cena molto semplice stasera. E non si vede niente, amore. Certo, lo so. Cioè, sta Ora giocando si Animal vede. Crossing, Ora solo si che lui non sa leggere. Quindi manda avanti sto mino che chiacchiera, manda avanti sto mino che chiacchiera, non capisce niente, poi viene la mia piagne che dice non Grazie per il riescono ad andare cappello. avanti. Mi ha Mi ha dato un cappello. dato un cappello, cioè lui gioca così, praticamente ancora non sa leggere. Va bene, detto ciò, sì, chiama Aurora e sento che cosa devo fare. Che Sì. brutto. Tanto voglio No. guardare o la TV perché c'ho una serie che sto guardando che è Cruel Summer e voglio finirla e poi niente. Crudela Sanders. Crudella Summer, sì. Ma come faccio io con questo? Perché? Perché sì. Guarda come gioca, ma si può giocare così? Come? Con la Nintendo in aria? Sì, Ho certo, preso ma che una domande facciamo? cavalletta, Ho preso una cavalletta. cavalletta. È quell'insetto che c'è in mano il mio personaggio. Prima ho preso una zanzara, facevo schifo. Io dopo questa mi sa che fa una pausa. Allora, rieccoci, mamma mia, che cioè, c'ho il naso finito. Madonna, ma che è? Ah, la luce. Sembra che c'ho qualcosa nel naso. Allora, volevo farvi vedere una cosa che ho preso. Che sì, ok, è ritornata. Buonasera, anzi. Buonasera, è ritornata anche lei, ha fatto la doccia perché era zuppa e sudore, che neanche stiamo qui a dirlo. Io ho un Aspettate po' che trovo un fame. appoggio. Facciamo così. Allora, vi volevo far vedere un acquisto che ho fatto, che è questa borraccia qua. Poi vi lascio semmai il link dove l'ho presa su Amazon. Il link su Amazon. Praticamente, questa borraccia io l'ho presa perché io non sono un amante dell'acqua, nel senso che non bevo tantissimo durante il giorno. E questa mi è piaciuta perché c'ha praticamente I segnetti? i segni, esatto, è da 1 litro, e c'ha i segni dei bicchieri d'acqua che dovreste andare a bere ogni ora, vedete? 8 della mattina, 9, 10, 11, 12, l'una, e poi ricomincia alle 2, le 3, le 4, le 5, le 6 e le 7. E c'è anche scritto refill quando è finita. E mi piaceva tantissimo come idea. Poi è anche comoda nell'apertura. Perché si apre, allora prima si tira giù questo, poi si spinge qui il bottone e quindi si apre in automatico, si richiude in automatico e si ritira su. E
ed ha anche questo gancettino qua ed è comoda sia per chi come me magari non riesce a bere tantissimo durante la giornata e sia per chi sta ricominciando ad andare in palestra oppure in bicicletta o comunque questo. Sì, già l'ho detto quello. Ah, quello di Ring Fit e Sì. L'avevi già detto. L'ho già detto del Ring Fit, l'abbiamo detto prima. Ho chiesto anche se qualcuno mi dà delle indicazioni su come usarlo. Ci sono le regole qui. L'ho preso apposta per bere di più. Vediamo se magari riesco a bere un po' di più con questa qui, se sono un po' incentivata. Anche perché mi piaceva pure il colore, cioè, ci sono diversi colori, c'è anche tutta grigia, viola, verde, ci sono diversi colori. Comunque questa mi piaceva tantissimo e mi sembrava anche un ottimo modo per poter tenere sotto controllo quanto bevo. Perché? Perché io avevo una bottiglia di plastica, però avendo io il depuratore dell'acqua del rubinetto di casa, non compro l'acqua in bottiglie, quindi utilizzo le bottiglie di vetro, queste bottiglie qua, e non posso andare in giro con una bottiglia di vetro, quindi mi porto la borraccia che questa non è di vetro ma è di plastica, quindi anche molto comoda perché se magari vi cade non vi si frantuma e niente, mi sembrava comoda anche per chi magari vi ho detto va in palestra. Niente, adesso aspettiamo che torna Samuele papà e andiamo dopo ad asciugare i capelli. Ma perché dopo? Subito li vuoi asciugare? Se li vuoi asciugare subito i capelli, andiamo a asciugare subito. Ho comprato anche una tinta stamattina perché ho misurato, ho 3 cm di ricrescita e mi sa che uno dei prossimi video sarà facciamo la tinta insieme, perché guardate qua, ma poi mi stanno crescendo i capelli bianchi. Vabbè, c'ho sempre 35 anni, quasi 36 in realtà, manca, no vabbè, 36, 35 e mezzo ancora ce l'ho. Va bene, detto ciò, niente, vi faccio vedere dopo la cena, è una cena tristissima, petto di pollo insalata che vedete lì dietro. Ah, ho comprato anche questo, aspettate. Allora, ho comprato, mi ero dimenticata, vedi? Allora, mi ero dimenticata, ho preso anche queste ciotole qua, perché adesso mi è presa la mania delle poke, non so come si dica, e delle, adesso viene il periodo invernale delle zuppe e delle minestre, quindi ho preso queste, che sono due ciotole, sono uguali, sono due ciotole con questi disegni sul giapponese, e Urban Lifestyle, vabbè, le ho prese sempre su Amazon, anche questi vi lascio il link qui sotto in descrizione. Sono queste due belle ciotolone che io ho preso per fare, sapete quando si fanno quelle poke con insalata, oh vedi così è meglio, con insalata, poi sopra magari ci metti il petto di pollo, che ne so, i pomodorini, il mais, queste cosette qua, ecco, l'ho presa per quello, perché spesso e volentieri faccio i piatti unici io a pranzo e quindi questa mi sembrava la misura più che giusta, perché se no c'erano più piccole, proprio quelle da quelle che rimangono nella grandezza di una mano, che servono per fare le colazioni, e le ho prese due perché nel caso magari ci fosse Samuele che fosse disposto a farsi una poke, almeno, e mi piacevano tantissimo, sono bianche e blu. E invece quest'altre prese sempre su Amazon sono praticamente le ciotole per i ramen, e infatti vedete che ci sono anche i cucchiai carinissimi e le bacchette, e mi piacevano tantissimo, e però io l'ho preso maggiormente per questi, non tanto per le bacchette perché io ce l'ho, l'ho preso maggiormente per i cucchiai e ovviamente per la ciotola. La ciotola è fatta in questo modo, proprio la classica ciotola da ramen, di quelli che si vedono nei cartoni animati giapponesi tipo Sailor Moon, questi qui. E appunto l'ho preso per mangiarci
zuppe, minestre, minestroni, eccetera. Ora che viene il tempo invernale, che a noi ci piacciono tantissimo, Alessandro è un patito delle minestre e mi piaceva insomma questo set e l'ho voluto prendere. Sono quattro. E questi sono stati i miei acquisti su Amazon. Quindi vedete, e questo video sta diventando anche molto interessante, devo dire. Vi lascio comunque i link di questi e di questa, della borraccia, nel box informazioni. Adesso si vede anche meglio. Qua. Si vede anche meglio, guardate. Vedete? C'ho tutte le cose, questo ovviamente l'ho iniziata adesso, non è che cioè, l'ho iniziata mezz'ora fa a bere. E dietro però c'ha anche ovviamente gli ML e Oz che non so come si chiamano. Va bene, comunque a posto. Questo è il haul che ho fatto su Amazon, queste tre cose. Vi lascio nell'info box tutti i link, quindi se volete andate a guardarli e se volete acquistateli. Buongiorno ragazze, scusate, ma ieri non ho chiuso il vlog perché praticamente abbiamo cenato, poi mi sono messa a vedere Cruel Summer con Samuele sul divano e praticamente siamo arrivati a mezzanotte. Ero finita, i figli lasciamo perdere, si sono addormentati praticamente alle 8:30, quindi non ho chiuso il vlog, ve lo chiudo in questo momento. È mattina, sono praticamente le 9 di mattina. I figli già sono tutti e due a scuola. Io ho già fatto quel minimo di spesa che dovevo prendere il pesce e niente. Ho fatto e quindi adesso mi dedico un attimino ho già steso una lavatrice, ho già sistemato la cucina e adesso mi stavo mettendo a piegare i panni di ieri e dopodiché lo provo ragazzi, lo provo. Poi vi farò sapere nel prossimo video come mi sono trovata. Samuele pure stamattina si è allenato perché se voi guardate noi qua, vedete qui? Abbiamo tutta una serie di attrezzature, anche qua, vedete? C'è un tapirulan, c'è una cyclette. Abbiamo tutte queste attrezzature perché questo è lo spazio da palestra di mio marito, che c'ha tutto quanto qui. Poi se volete vi possiamo fare un video, perché lui poi c'ha altre cose in realtà. Quindi se volete vi facciamo un video insieme dove praticamente vi parla di tutti questi attrezzi, come si è trovato, dove l'ha comprati, eccetera, eccetera. Così almeno chi vuole avere, perché lui poi c'ha pure le piastre, c'ha gli elastici, c'ha un sacco, c'ha il TRX, ce n'ha due di TRX, quindi è bello attrezzato. Quindi se volete vi possiamo fare un video al riguardo. Se siete interessati, altrimenti no. Mettiamola così, oppure lo facciamo e sti gran cavoli. No, vabbè, scherzo. Ditemelo qui sotto se volete nei commenti, se volete che Samuele vi faccia questo video. E adesso io vi saluto, vado a montarvi questo vlog che mi rendo conto è stato un vlog no sense. Però purtroppo ragazzi è iniziata la scuola e io non è che ho tutte queste grandi cose da fare. Quindi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!